sarebbe pensato per una pianificazione tedesca, poi invece la coproduzione è stata chiusa con l'Olanda e quindi ci ha portato a girare lì, a inventarci la storia dell'olandesina e una serie di altre cose che non c'erano e quindi sono stati poi un valore aggiunto al film. Diceva bene Francesco prima parlando di sentimento, abbiamo visto ieri, ognuno ha fatto una lettura propria a questo film che è una favola, ha questa trama di genere, di loser, come dicevi anche tu, di perdenti, eccetera, eccetera, però la cosa bella che trovo a questo punto sia una qualità del film è che ognuno ci vede delle cose dentro, questo vuol dire che siamo stati capaci di dare un sentimento al film, che è una cosa molto difficile da fare, perché di solito uno dice mi piace, non mi piace, mi annoiato, mi sono divertito, però vedere le persone con le lacrime negli occhi e sentire dire un film tenerissimo, eccetera, eccetera, è una cosa che veramente non ci aspettavamo. È un film sull'ossessione dei desideri. Spesso uno è ossessionato dalla ricerca di qualcosa ritenendo che quella cosa gli darà la felicità, no? La terra promessa in qualche modo. E in realtà la vita ti porta a delle strade diverse e quello che trovi può essere anche migliore di quello che stai cercando. E quindi bisogna essere sempre un po' aperti a quello che succede. È un film di genere, però forse a Stanelli abbiamo inaugurato un nuovo genere, che è quello del cinema in salita, di cui lui poi ti dirà, perché lui è un teorico del cinema in salita, cioè il cinema pieno di difficoltà. Noi insomma sono 6 anni che lavoriamo su questo film, con Tommaso anche, non l'abbiamo mai mollato, e appunto è stato un percorso in salita. Con Paolo già avevamo lavorato insieme al corto precedente, Amore, abbiamo lavorato insieme in Medico e Famiglia, abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto uno stupendo personaggio di un film che io ho ambientato a Bari anni fa, che si chiamava Sotto gli occhi di tutti, ma questa è stata veramente un'avventura di compagnia, di tutti insieme, di entusiasmi, un'avventura irripetibile, meravigliosa. Cinema in salita mi sembra un bellissimo slogan, credo anche temo molto condiviso in questi tempi. Lo è assolutamente, il nostro è in salita tutti i giorni. No, perché quando abbiamo girato l'Inferno olandese a Bari, siamo girati nel ex mercato chiuso di che zona è? Poggiorato, un mercato abbandonato che poi è stato per un certo periodo quasi un centro sociale, credo, e poi noi l'abbiamo trasformato nell'abitazione, per la casa occupata di altri. In quei giorni la temperatura raggiungeva i 42 dentro raggiungeva i 50. Il serpente stava comodo, ma noi schiumavamo come i fuori di avvizzati. È una cosa che... Schiumavamo i fuori di avvizzati. Come i fuori di avvizzati? È sempre stato così. È sempre stato così. Anche l'ultimo giorno di Santa, lo ricordo che dovevamo girare noi, la scena finale. La scena finale dovevamo girare nelle terme di Reykjavik, ancora no, terme bellissime, si chiamano Laguna Blu. Per entrare a fare il bagno per un'ora voglio 50 euro. Non sto scherzando. In Islanda costa tutto in modo esagerato. Io mi sono scappato, andiamo a fare la spesa per fare la colazione. Non sto scherzando. Andiamo al supermercato e compriamo latte, caffè, fette biscottate e un po' di marmellata. Conto 75 euro. Cioè, guarda che forse è sbagliato. No, sei tu che sbagliato, non va bene. Cioè, l'Islanda costa l'ira di Dio. E quindi non potevamo girare perché il costo era inimmaginabile, ma non ci davano le terme. Bellissime, Laguna Blu, un posto meraviglioso. Poi all'ultimo giorno abbiamo fatto il bagno. E quindi abbiamo girato tutta la mattina l'Islanda a cercare un posto dove girare l'ultima scena. C'era un posto meraviglioso,
direttore della fotografia ci teneva tantissimo a girare una foto bellissima. Era che colore rosa, giallo, verde, ma un posto meraviglioso, l'acqua però era fredda. Allora, c'erano 11 gradi, ma anzi quel giorno c'erano nuvole di meno, c'erano 9 gradi, c'era un vento terribile. Volevano che io, questo e quella, ci spogliavamo, mi lavavamo nel cazzetto, dove? Abbiamo preso baracche burattini e abbiamo attraversato un altro pezzo di Islanda fino a che abbiamo trovato questa buca nel nulla. Sì, cinema in salita. È vero, cinema in salita, però spesso le difficoltà, che io sono buddista, lo posso dire, le difficoltà sono occasioni, occasioni di crescita, perché bisogna, come si dice, bisogna accendere il cervello. Esatto, attivare l'ingegno, e quella pozza è perfetta per me.